i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio, l'ecco dei venerdì 27 settembre 2024. Allora, siamo già alla vigilia di Provercelli, l'ecco biglietti in vendita. Oggi vi diamo le info su LCN Sport. Effettivamente è arrivata solo ieri pomeriggio l'apertura, quindi ci si fa attendere, ma questo non è neanche da imputare alle società, ma quanto al tutto il sistema di sicurezza, che è giusto, sacrosanto, mettere in piedi, ma ha dei tempi veramente, veramente poco affini rispetto a quelli che dovrebbero essere garantiti alle società di calcio, che già fanno fatica a vendere i biglietti e poi hanno solo due giorni per farlo. Vabbè, 27 settembre, Marcello Tamanti, 1977, portiere che nell'Ecco colleziona due presenze in C2, il 10 dicembre 1995, è proprio un Provercelli Lecco 1-1, entra in campo a 10 minuti dalla fine, sostituisce Maretti per rimpiazzare in porta Ardigo, che è stato espulso. Lecco in 10, Ardigo e sotto di una rete, riesce a pareggiare al 90esimo con Angeloni. Tamanti gioca la partita successiva, chiaramente c'è la squalifica del titolare, con Cittadella Lecco 2-1 di 7 giorni dopo. La storia con il Lecco termina qui, ma lui ha continuato a giocare nelle nostre partite, no? In seconda categoria, ben oltre 40 anni. Passione. Guido Pier Vincenzi, Roma 1984, due presenze in campionato di C2 2006-2007, sempre da sub 10 minuti per Nieto, Valenza Lecco 1-0 10 settembre 2006, 28 minuti per Porricelli Lecco Varese 1-1 1 ottobre 2006. Curiosamente gioca più partite in Coppa di Serie C, 4, le prime due da subentrato, le altre da titolare. Quella comunque è una stagione di gloria. Paolo Vincetti, e qui qualcuno insomma si emozionerà, perché il ragazzo nato a Reggio nell'Emilia nel 1966 è cresciuto nelle giovanili col Parma, esordisce in Bildo 10 maggio 85 il Lecce Parma 2-0, entra nel finale per Fermanelli, le presenze in cadetteria sono 4, segna una rete l'Arezzo Parma 3-2, aprendo le marcature all'ottavo, in vantaggio 2-0 dopo 13 minuti, il Parma comunque perde, questo ci vede un po' da vicino, no? Come somiglianza. E comunque la rete alla vittoria la segna un certo Francesco Raggi, anche lui futuro blu celeste, che con Vincetti vive due stagioni da protagonista in riva all'Ario. Arriva qui nell'estate dell'88, rimane fino al 91, gioca due stagioni interregionale, cioè il secondo posto 89-90 con la successiva ammissione e una in C2. Molto amato per la sua generosità, scatto, velocità da ala destra, ma anche negli altri ruoli d'attacco all'uopo. Nel primo anno ha avuto come collega ottimo Zanotti, nelle altre due stagioni si è ben inteso con Angelone Seveso. Scende in campo 15 volte in Coppa Italia, in campionato colleziona ben 91 presenze, l'ultima in occasione dello spareggio contro l'Ospitaletto a Monza il 20 giugno 1991 con vittoria per 2-0, 18 reti ufficiali in 18 partite diverse, 14 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, 4 gol nelle Coppa Italia dilettanti C e 14 in campionato, tutte nell'interregionale. Nell'ultima stagione in Serie C2 è rimasto però all'asciutto, 10 reti casalinghe, quelle in trasferta sono 8, la vittima preferita la romanese, alla quale ha realizzato 3 reti. Il calcio piace tanto, è ancora allenatore al Vezzano in promozione trentina. Grazie Lanfredo Birelli per questi ritratti blu celesti belli che ci tengono attaccati con la nostra storia. Allora, dicevo, Provercelli Lecco è qui, cioè siamo già alla vigilia, abbiamo avuto giusto un giorno, no? Un paio di giorni per parlare d'altro, anzi in realtà un giorno solo, quindi siamo già alla vigilia. Vigilia che, come avevo detto, inizio settimana non avrà la consueta conferenza stampa di mister Francesco Baldini. Insomma, ha parlato domenica, sabato sera, tarda serata, ha parlato martedì, ha parlato mercoledì, parlerà domani nel post partita, di conseguenza oggi rimarrà in giusto silenzio. Parlerà invece Giorgio Galli, che quindi ci dirà un po' qualcosa da dentro. Avremo, con un metodo che avete già visto, no? Anche di recente, possibilità di chiedergli le ultime in vista di questa sfida molto importante. Galli c'era, infortunato ma c'era,
nel 2021, quando Lecco ha vinto per l'ultima volta a Vercelli, fu un 3-1, grande partita, l'ultima grande partita del Lecco di D'Agostino, che veramente da Carrarese Lecco 2-1 come vittoria, fino poi alla tragedia con il Grosseto, visto un periodo incredibilmente asciutto dal punto di vista di risultati. Ecco, se volete, proprio il giorno Lecco Prosesto 0-0, da lì in poi un disastro su tutta la linea. Un Lecco che sognò la Serie B, aveva la squadra, ragazzi, che rispetto a quella del 22-23 era, mamma mia, aveva molte più varianti, molto più potenziale sulla carta. Questo è il bello del calcio, che ci dimostra come non basti sempre solo avere i giocatori forti per vincere. Per me questo è proprio il bello, perché è giusto che sia così, se no giocheremmo alla PlayStation, vincerebbe sempre quella. Oggi avremmo Padova a 18, e effettivamente a 18, e il Vicenza a 18, eppure il Vicenza qualcosa ha lasciato per strada, e oggi Padova. E Lecco di Riffa, di Raffa, è lì a rompere le palle al quarto posto, il che non è per niente male. Quell'Ecco era un'ottima squadra che però si spense. A Vercelli invece visse un ottimo pomeriggio. Ricordo Seliak, segnò Iocolano su rigore, se non vado errato, poi arrivò una rete di Ferdinando Mastroianni oltre il 90esimo, ma tanto Lecco che compiò un casino incredibile con Bolzoni e Marotta che si tolsero la maglia, così come Mastroianni, arriva una pioggia di squalifica. Fa capire anche quanto ci fu cattivissima gestione in quell'annata, no? Però ecco, la prestazione in campo fu assolutamente di grande livello, e Lecco appunto vinse 3-1, e da lì in poi invece non c'è più riuscito. Ha pareggiato l'ultimo appuntamento 1-1 con di Buso ad aprire poi il pareggio, prima ancora nel 2021, però qualche mese dopo, perse 1-0 col gol di Mulino su calcio di rigore, trasformato poi con freddezza, con Pissardo spiazzato. Quindi torniamo da quelle parti, speriamo di tornare a casa con chiaramente il bottino pieno. Provercelli, che a oggi ha comunque 6 punti in classifica. Provercelli è partita non bene, di più, 6 punti su 6 nelle prime due, speculativa, tutto quello che volete, però 6 su 6 nelle prime due, e poi però non ha più vista, o meglio, punti di stare risultati, non è arrivato più niente di positivo, perché sono 4 le sconfitte consecutive, quei 6 punti erano, e i 6 punti sono rimasti. Ha perso pochi giorni, ore fa, a Novara, 1-0 gol di Bertoncini, ma non datela come squadra morta, perché a Novara la Provercelli, come ha detto anche mister Francesco Baldini, ha fatto un ottimo primo tempo. Chiaro è che ci sono delle difficoltà di rosa che si fanno evidentemente sentire. Comunque è una squadra che ha il suo perché, ha un gruppo che ormai viene avanti da anni, ha giocatori di buon livello: Clemente, Marino, Luati, Iotti, Schedet, Manuello, Yez, Kuhn. Poi mancano magari le alternative, e questo è un po' il problema della squadra di Cannavaro. Ma nell'undici di base andremo a incrociare, al netto di possibili defezioni che ci possono essere, una squadra assolutamente interessante, e quindi ci sarà, insomma, da darsi da fare. Ecco, non dovrebbe aggiungersi qualche defezione ulteriore rispetto a quella che abbiamo già avuto. Vedremo se ci sarà la possibilità di recuperare Marco Frigerio, sarebbe un recupero non importante di più. Chiudo brevemente citandovi anche un'indiscrezione rilasciata ieri dai colleghi di Tutto Mercato Web. Tra l'altro poi nel pomeriggio ho avuto il piacere di dialogare con Carlo Ilari a TMV Radio, e quindi conoscere anche un pochino questo mondo, questo network nazionale che ormai viene avanti da tanti anni. Andrea Cardi in difesa, ecco, Virtus Verona, idea Andrea Cardi per la difesa, questo è il titolo dell'articolo. Allora, non sto a dirvi sì, no, si farà, non si farà, il giocatore credo che insomma sia anche
non conosciuto di più, un giocatore che comunque l'anno scorso ha avuto un'annata non semplice, così come non l'ha avuta a Piacenza, viene da due retrocessioni di fila, però il 21-22 è stato tra i protagonisti del Palermo promosso in Serie B. Palermo ci ha giocato tanto tra B, poi è rimasto in D, addirittura ha fatto tutta la scalata verso la Serie B, l'ha assaggiata senza mai giocare la categoria superiore. Parliamo di un giocatore che tra l'altro a Palermo è nato, si è formato e via dicendo, un classe 1995, un giocatore centrale, molto definito, che appunto è rimasto svincolato a luglio. Ecco, più che andare a commentarvi la voce in sé, il profilo in sé, che Lecco stia valutando la possibilità di inserire un difensore piuttosto che un centrocampista è assolutamente attinente alla realtà. Questa è una questione nata già con la risoluzione consensuale di Alessandro Bianconi, che tra l'altro pare sia ancora rimasto ancora in zona, e che Lecco gli abbia anche prospettato la possibilità di ritornare a lavorare insieme, perché conosce già il metodo, perché conosce già i compagni, perché conosce già le richieste. Bianconi è stato veramente molto precipitoso, mi viene da dire, su questa richiesta di risoluzione. Probabilmente va a sistemare anche altre cose, erano strettamente calcistiche, ma a oggi non ha squadra, pareva che potesse andare ovunque, ma invece così non è stato. Vedremo insomma se ci sarà la possibilità di ritrovarsi. Si può assolutamente fare dal punto di vista normativo, e sarebbe secondo me anche una soluzione intelligente per tutti. Lecco ha bisogno di un centrale, Marrone starà fuori un po', non so se saranno i 2 mesi che corrispondono a un timore o all'effettiva possibilità di far diventare un lungo degente di fatto, ma insomma le voci non sono belle, positive su Marrone, quindi il reparto è veramente stringato. Quindi non mi stupirei se effettivamente quel posto venisse occupato alla fine da un difensore centrale, e credo proprio che la questione non sarebbe per nulla stupida se venisse chiusa così, perché poi comunque a gennaio ci sarebbe la possibilità di integrare ulteriormente la rosa. Sarebbe una soluzione chiaramente di necessità, però da 2 mesi oggi, che è 26 settembre, 2 mesi è di fatto dicembre, la via dicembre al mercato è non un'incollatura, ancora meno. Vedremo però il tipo di giocatore, il ruolo per quel 23esimo posto in lista, potrebbe anche non essere quello di un mediano, come è stato detto per lunghe lunghe settimane, come si è lavorato anche insomma per arrivare lì. Buona giornata a tutti, forza Lecco sempre.